Allora Giovanni, che cosa ne pensi di questa splendida giornata qui a Torre Capena? Torre Capena è un posto magico. Penso che questi signori stanno pescando le seppie, che è il momento delle seppie adesso, c'è la corsa delle seppie e questo ne penso. Siamo in una zona stupenda, la più bella del mondo, di fronte all'isola d'Ischia, Procida, isolotto di San Martino, la costa di Monte di Procida, e ce la godiamo. Oggi c'è una bellissima acqua. Bellissima. Ma perché l'inverno è sempre così pulito? È perché sono le correnti. Adesso abbiamo le correnti che vengono da Procida, da Capri, da Ischia, dalle isole Pontine, mentre d'estate c'è il maestrale che viene dal Garigliano al Volturno e ci mantiene sempre questa acquaccia sporca. Allora, signor Marco, lei è un pescatore da tanti anni, ma perché in questo periodo l'acqua è sempre pulita e chiara? È pulita dipende dalle correnti. Ah, quindi me l'hanno detto già in un'altra persona a Torre Capena, quindi sono le correnti. Le correnti. Anche le adesso queste correnti da dove vengono? Vengono dalle vanghe. Una cosa importante. Come? Anche le temperature. La temperatura non fa la stessa cosa. La corrente è giusta, la corrente di Levante porta l'acqua dal Golfo di Messina. E poi dal Golfo di Messina. Ma quando vengono le correnti dal Golfo di Castel Volturno, che arrivano a sbattere fino a qua, è tutto un nord. Ti portano solo monnezza. È tutto giusto le correnti anche da Levante. Va benissimo, lo si è capito comunque, grazie. Queste sono sogliole. La sogliola. E dove l'avete pescato? A Caffo. Fuori Procida? Sì. Come l'avete pescato questo? La rete, che siamo. Quanto costano al chilo questo? È una ventina d'euro, 25 euro. Ogni sogliola di questo quant'è? Un 300 grammi? 200 grammi, un quarto. Comunque lo diciamo, venite acqua morta a comprare i pesci, perché acqua morta i pesci sono ben freschi, buoni. Sì, no, sono buoni, non sono buoni. Voi venite da Pozzuoli? Sì. Come vi chiamate? Marco. E siete uno dei proprietari di queste barche che stanno qua? Sì, però. No. Tutte le barche sono tutte di Pozzuoli? Sì. Va bene, grazie.